Commercianti esasperati e cittadini preoccupati a cani cattivi per l'inarrestabile escalation di danneggiamenti delle vetrine dei negozi per rubare il registratore di cassa. Da diverse settimane non trascorre notte senza scoprire in mattinata l'avvenuto sfondamento delle vetrine e delle porte a vetri di accesso alle più disparate attività commerciali per rubare il denaro presente in cassa. I ladri più delle volte non portano via la merce in esposizione e quando trovano in casa qualcosa si tratta davvero di pochissimi euro in monete spiccioli. Il danno invece non è mai inferiore ad alcune centinaia di euro, nelle peggiori ipotesi anche ad un paio di migliaia di euro. Alcuni negozi finiti nel mirino hanno dovuto pagare anche un servizio di vigilanza notturna nell'attesa di sostituire la vetrina danneggiata. Monta la tensione e la protesta che è già stata fatta arrivare al sindaco Vincenzo Corbo e rappresentata alle massime istituzioni provinciali. Per le forze dell'ordine ad agire sono gli stessi soggetti già più volte segnalati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come l'obbligo di firma.